guarda, c'è una certa Valentina Nessi che vuole conoscerti. Lei mi dice, faccio l'influencer. Vado dentro a vedere cosa fa sta Valentina Nessi. Allora, vi dico solo due cose. Uno, che conosce Banderas. Due, che è stata a cena con l'Ivana Tram. Ma tre, che ha, correggimi, 160.000 follower su Instagram. Internazionali. 160.000. Io ho vissuto 9 anni a Parigi. Ecco, adesso lascio la parola a te, che così. Voi siete talmente entusiasmata che mi ha detto, vengo anch'io al San Salvatore. Sì, io sono scappata da Lugano anni fa perché dicevo, ma Lugano è un po' stretta per i giovani, no? Quindi sono scappata, sono andata prima a Ginevra, poi era un po' strettina anche Ginevra, poi sono andata a Parigi, poi ho avuto le mie esperienze a Los Angeles. I giovani hanno bisogno di vivere delle esperienze. E ai tempi, quando ho finito il liceo, non mi dava quelle opportunità che io necessitavo, cercavo, desideravo. Certo. E quindi sono andata nelle altre grandi città per vivere queste esperienze. Dopo aver viaggiato tanto, sono voluta ritornare a Lugano, uno perché è bellissimo, perché dopo aver visto tanti posti nel mondo belli, però Lugano ha qualcosa veramente di speciale, cioè proprio la regione, non certo, tutta la regione, io abito a Comano, quindi rientra nella certo regione, ha qualcosa di speciale perché c'è pace e tranquillità. E io dopo tanto stress, tanto movimento, tanto caos, ho veramente bisogno di vivere una vita tranquilla e serena. E veramente Lugano Region trasmette questa serenità, questa è una cosa meravigliosa. E poi parlavamo di Instagram, dei social. Io mi sono lanciata nei social nel 2011. Quindi diciamo che a livello svizzero-ticinese ero tra le prime, ma a livello mondiale ero già un pochino indietro, perché in America già nel 2006 avevano iniziato. Quindi ovviamente... Anche in Italia, la blonde sala del 2006 ha iniziato. Quindi iniziando nel 2011 ero un pochino indietro rispetto ai canoni internazionali, America o eventualmente Ferragni per quanto riguarda l'Italia, ma a livello svizzero-ticinese ero tra le prime. E in più subito ho detto, io voglio lanciarmi all'internazionale. E quindi ho viaggiato seguendo, io principalmente volevo fare moda, principalmente. E quindi ho iniziato a seguire le sfilate di New York, di Londra, di Milano, di Parigi, di Tokyo, di Miami. E avevo un'utenza veramente molto internazionale. Poi vivendo a Parigi ho detto, caspita, però se io scrivo in inglese, sono gli americani che mi seguono. E quindi ho iniziato a tradurre tutto francese e italiano. Già che traduco in francese, mettiamoci pure l'italiano, che poi è la mia lingua madre. E quindi ho tradotto tutto in francese e italiano. Questo parliamo del blog. Poi è nato Instagram in seguito e quindi mi sono lanciata su Instagram. Instagram è una piattaforma veramente veloce, spontanea, rapida, intuitiva. E noi, diciamo che la nuova generazione, quando vuole andare a cercare un qualcosa, un hotel dove andare a dormire, una destinazione certo, di viaggio dove andare in vacanza, un ristorante dove andare a mangiare, una volta si cercava su Google o su TripAdvisor, ora cerchiamo tutto su Instagram. Quindi le destinazioni di viaggio, in che hotel andare, in quale regione, in quale stato, in quale ristorante, lo andiamo a cercare su Instagram perché vediamo le persone comuni, come tutti voi. Ognuna persona può dire la propria, quindi può dire la propria o con una foto o con un video di come si è trovato in questo ristorante, se ha mangiato bene, se ha mangiato male, se c'era un buon servizio, una bella vista. E così hai veramente in pochi secondi hai una visione generale sul luogo, quindi è molto importante. Grazie. Hai vinto un premio importante. Sì, nel 2019 ho partecipato a un concorso di Blogger Award e ogni blogger aveva una categoria specifica. Io parlavo di moda, ma non solo, quindi non potevo essere 100% moda, perché parlavo comunque di viaggi, ho parlato di safari, viaggi in Cina, in Patagonia, molto lifestyle, anche un po' di cosmetica e bellezza. E un'altra categoria in cui me la sento veramente nel cuore è la filantropia. Io nel 2015 ho aperto un'associazione no profit e dopo il terremoto del Nepal sono partita con la valigia e una persona che conosceva già il territorio, con i primi soldi che avevo raccolto da familiari, amici, conoscenti, sono partita per portarli in prima persona e vedere proprio quali erano le necessità primarie. Quindi le necessità primarie non sono di certi vestiti, la gente ha bisogno di cose più importanti. Quindi pannelli solari e delle stufe per riscaldare le case, perché
solitamente chi non ha i soldi per avere la stufa cucina ancora col fuoco all'aperto, quindi anche da respirare. E poi pian piano ho fatto tantissime altre cose che vi racconterò un'altra volta. E nel 2019 ho vinto il premio come Best Philanthropic Blogger, quindi è stata una cosa, un grande onore. Bravo, grazie. Grazie per avermi invitato. Per cui, se volete dopo curiosare un po' di più, volete...